Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutti voi. Oggi ho preparato per voi un video abbastanza speciale per quanto riguarda me, nel senso che volevo assolutamente parlarvi di una delle figure che hanno inciso di più dal punto di vista letterario e filosofico per quanto riguarda la mia formazione, e infatti oggi parliamo di Simone de Beauvoir. Magari molti di voi non conoscono perché non ci si sono mai avvicinati per un qualsiasi motivo, ma è stata definita la donna che tutte le femministe vorrebbero essere, perché è probabilmente la madre letteraria di tanti temi e argomenti femministi. Quindi, prima di iniziare, come sempre, vi faccio qualche premessa molto breve, perché questo sicuramente non sarà un video breve. Quindi, se i contenuti che propongo sul canale vi piacciono e quello di cui io parlo e che espongo nel canale ha un qualche valore per voi e volete sostenermi, potete farlo iscrivendovi al canale e attivando la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che un video esce, mettendo pollice in alto, commentando, condividendo i miei video. E in più, se acquistate tramite i link di Amazon, che vi linko sempre giù nell'info box, io ricevo una piccola percentuale che mi permette di fare acquisti per il canale e di portarvi sempre più contenuti. Le premesse sono finite, partiamo con il video. Allora, io vorrei raccontarvi un po' di chi è e cosa ha fatto, cosa ha scritto Simone de Beauvoir tramite tre opere secondo me molto interessanti. E prima volevo farvi una premessa per chi non sapesse chi sia. Simone de Beauvoir è una filosofa e scrittrice francese, è la moglie di Jean-Paul Sartre, che molti di voi magari non conosceranno, per me è stato un fondamento della mia intera formazione in adolescenza e credo che sia forse uno dei filosofi più importanti del XX secolo. Simone era sua moglie e anche lei era una scrittrice e una filosofa appartenente alla corrente dell'esistenzialismo. L'impegno femminista di Simone si concentra sullo scardinare dal punto di vista teorico l'attribuzione di ruoli sociali che sono sempre stati attribuiti per una questione storica, culturale, eccetera, alle donne, e provare che non solo perché siamo nati tali, cioè non solo perché siamo nate donne, per forza dovremmo combaciare con degli stereotipi che ci sono stati attribuiti lungo il corso della storia. Nel 1949 pubblica Il secondo sesso, che è forse la sua opera letteraria più importante dal punto di vista del tema femminista. Analizza come il patriarcato e quindi la supremazia maschile abbia influito durante il corso della storia sulla visione e la concezione del ruolo femminile. Invece, proprio riguardando il genere femminile, ne analizza tutte le diverse sfaccettature. È un lavoro molto interessante e anche ovviamente la mia opera preferita di Simone. Infatti, se pensiamo che è del 1949, è un testo assolutamente rivoluzionario e ai tempi fu chiaramente considerato il libro di Satana, perché affrontava temi molto delicati riguardo al ruolo femminile, perché è stata una delle prime a parlare di lesbismo, di contraccezione, di interruzione di gravidanza, di maternità, di prostituzione e di lavoro, perché ha analizzato proprio tutto i grandi temi riguardanti la figura femminile dentro questo saggio. Ma l'ha fatto in un modo molto furbo, perché invece che parlare della situazione attuale analizzando caso per caso, lo ha fatto tramite dei riferimenti al mito, alla letteratura e alla filosofia. Quindi tutta questa analisi si basa anche ripercorrendo come dentro il mito, dentro le opere letterarie e come dentro le correnti filosofiche si siano espressi determinati concetti riguardanti il ruolo della donna. E infatti lei non risulta mai troppo diretta o troppo netta in questo, perché lo fa in un modo veramente molto furbo, secondo me. Quindi praticamente va a delineare il ruolo della donna in un contesto storico e culturale, in modo da far vedere quale sia il risultato di questa costruzione sociale, perché fondamentalmente avere dei ruoli prefissati significa avere delle costruzioni sociali. Ovviamente Il secondo sesso fu uno scandalo e quindi venne inserito tra i libri proibiti dalla Chiesa Cattolica perché parlava di aborto. Chiaramente
secondo me questo è uno dei motivi in più per leggerlo, nel senso che chiaramente ciò che viene bannato per una qualche ragione dal punto di vista religioso andrebbe letto, però queste sono opinioni mie. E riguardo anche un po' a come vengono concepiti gli uomini dentro e ciò che praticamente è la figura dell'uomo rispetto a quella della donna, lei ha sempre cercato di chiarire che non ha misurato, questa è una citazione, non ha misurato ciò che li separa, cioè non è andata a vedere quali sono le differenze, ma ha voluto dimostrare che le diversità esistenti dipendono da fattori culturali e non biologici. Che è una cosa molto importante perché, ripeto, spesso viene detto che la donna, avendo una forza fisica minore, è chiaro che sia una subordinata. Vabbè, su questo ne possiamo discutere, però ha voluto dimostrare che biologicamente non è una condizione naturale che la donna sia subordinata, è solo una questione culturale. Chiaramente va bene che è del 1949, ma molti argomenti sono più che validi ora. Infatti ogni ambito, ogni tema che viene affrontato sostiene che la donna sempre debba avere gli stessi diritti e doveri di un uomo e quindi il raggiungimento magari della parità salariale, cosa che ai tempi non c'era e non che ora. E la possibilità di autodeterminarsi, di scegliere liberamente per il proprio corpo, quindi decidere da sole se accedere o meno a un aborto quando se ne presenta la necessità, senza dover sottostare a qualcun altro che decide sul tuo corpo. E di poterlo fare ovviamente in sicurezza, perché è questo il grande tema. E ovviamente il riconoscimento di diritti civili, politici e giuridici, che ovviamente fino al 1949 eravamo ancora più indietro, addirittura in tantissimi paesi non c'era il voto. Ricordo che il suffragio universale in Italia è stato raggiunto solo nel 1946, quindi si parla di pochissimo prima che venisse scritto il secondo sesso. E poi pronuncia questa frase che secondo me è molto importante, cioè donne non si nasce, ci si diventa, perché effettivamente quando tu ci nasci non hai la percezione di diversità fra i generi, perché chiaramente è solo una questione biologica e per te non vedi differenze, ma poi ci diventi, nel senso che durante la tua esperienza capisci che cosa voglia dire avere una differenza biologica, che però culturalmente è una questione di genere. Chiaramente questo secondo me è proprio l'opera più importante di Simone de Beauvoir, affronta temi che sembrano di 70 anni fa, ma io vi invito ad andare a leggerlo giusto per capire quanto poco è cambiato nonostante il tempo trascorso. Il secondo titolo che secondo me è molto importante nell'opera di Simone de Beauvoir è Memoria di una ragazza per bene. Simone de Beauvoir era un'assidua scrittrice, girava continuamente con dei diari, delle note, e ovunque andasse appuntava qualsiasi cosa. E infatti questa è, possiamo dire, una delle sue prime autobiografie, dove o comunque un primo passo verso le proprie memorie, e affronta diversi temi che partono dalla sua infanzia fino, diciamo, all'adolescenza e la maturazione, e poi gli anni dell'università e dell'incontro con Sartre, che poi sarebbe diventato il suo compagno. Ci saranno altri volumi che poi indagheranno invece la sua età, diciamo, matura, adulta, il rapporto con Sartre, quindi la vita di coppia, e l'impegno civile, l'impegno lavorativo di scrittrice, di filosofa. E vi cito questa frase da memoria di una ragazza per bene, che secondo me esprime un sacco di cose molto importanti. L'avvenire non era più una speranza, citazione di Sartre tra l'altro, perché il futuro è là, vabbè, lo toccavo. 4-5 anni di studi e poi un'esistenza che avrei modellato con le mie mani. La mia vita sarebbe stata una bella storia, si sarebbe avverata man mano che me la fossi raccontata. Lei effettivamente in tutti i suoi lavori esprime questo, quindi il raggiungimento di traguardi e di ottenimento di qualsiasi aspetto della vita che noi possiamo avere, però facendolo tramite le nostre scelte, non perché ci venga imposta dall'esterno qualsiasi cosa. Infatti in Memoria di una ragazza per bene Simone de Beauvoir racconta un po' la sua infanzia, che è stata sottoposta a un'educazione rigidissima cattolica da parte della madre, e racconta anche come lei si sia proprio allontanata dalla religione, come abbia praticamente quasi rifiutato questo in un'età più adulta. E poi racconta di successi, di fallimenti, della sperimentazione continua, che è quello che poi significa anche l'età adolescenziale, la crescita, gli anni universitari, insomma tutti gli anni in cui noi ci formiamo
perché non è fatto tutto di grandissimi traguardi e successi, e esprime proprio questo continuamente, la consapevolezza di volere scegliere la propria strada da sola e di cercare un futuro, ma da sola con le proprie mani. Quindi non che venga inquadrato da convenzioni sociali, non che venga inquadrato da agenti esterni. Lei dice: nessuna vita avrebbe potuto mantenere tutte le promesse di cui affollavo il mio cuore. Quindi l'onestà del provare a cercare per sé, proseguire la propria strada seguendo i propri ideali, i propri sogni, le proprie aspirazioni. Successivamente poi Simone fa una cosa molto straordinaria per l'epoca, ovvero Le Temps Moderne, che è un quotidiano, le dà uno spazio settimanale, quale grazie ai suoi articoli denuncia settimanalmente episodi di sessismo. Questa rubrica si chiama Le Sexisme Ordinaire, ovvero il sessismo ordinario, perché chiaramente è una cosa talmente permeata nella cultura dominante che è difficile davvero capire il confine a volte di quando un episodio è sessista e quando non lo è. E lei, grazie a questa rubrica, porta avanti ovviamente tanti di questi argomenti. E successivamente, nel 67, scrive Una donna spezzata, che è una raccolta di tre racconti. Ognuno di essi affronta una storia di una donna diversa, che sono in fasi della vita molto diverse e che hanno a che fare anche con temi ricorrenti in alcuni casi, ma soprattutto vedono come ci siano, anche nelle condizioni più diverse, situazioni in comune. Ognuna di queste storie racconta soprattutto di un disagio e come ognuna di queste tre donne che vengono raccontate arriva ad una situazione di crisi fondamentale nelle loro vite. Si parla di una casalinga, si parla di una scrittrice, di una studiosa, che questo poteva essere quasi autobiografico per Simone de Beauvoir, e si parla anche di una madre abbandonata dove il marito l'ha lasciata. In tutto il libro c'è davvero moltissima solitudine e anche la sensazione che sempre queste donne vengano definite dalla figura maschile a cui si sono avvicinate, come se la perdita del marito o la perdita della figura maschile al loro fianco significasse proprio la perdita di identità, perché ovviamente, e soprattutto negli anni in cui è stato scritto, il ruolo femminile era veramente molto relegato ad essere subordinato a quello maschile, quindi tu potevi essere la moglie di, potevi essere, avere anche un lavoro, ma comunque rimanevi la compagna di, la moglie di. Se avevi dei figli, quindi eri madre e magari lavoravi allo stesso tempo, venivi concepita comunque in primis come madre e moglie di tuo marito, e poi magari sì, avevi un tuo ruolo nella società in quanto lavoravi, ma non era molto rilevante. Come se ci fosse questo costante bisogno di affermazione, grazie all'uomo con cui si vive e con cui si è scelto di vivere la propria vita, e come se ci fosse anche questa figura sempre salvifica dell'uomo che corre in soccorso della donna in difficoltà in ogni campo della vita, anche in quelli difficili, comunque anche in quelli dove c'è una donna un po' più emancipata, c'è sempre l'idea o un bisogno di protezione maschile, come se queste donne, pur avendo realtà diverse, avendo storie molto diverse, comunque venissero sempre relegate come delle povere donne indifese di fronte alla vita, in quanto non hanno o hanno perso o hanno difficoltà ad avere un rapporto con un uomo. E per questo volevo citarvi assolutamente Una donna spezzata, perché richiama un concetto, un riferimento abbastanza palese anche a Virginia Woolf, ovvero è che queste donne difficilmente riescono a ritagliarsi uno spazio per sé dentro le loro vite, nel quale siano libere di esprimersi e libere di realizzarsi, perché in tutte queste storie, che hanno molti elementi in comune e anche molti discordanti, comunque alla fine non c'è per Simone de Beauvoir la volontà di esprimere odio magari nei confronti del genere maschile, assolutamente no, però dare dignità alle rivendicazioni femminili, perché è giusto che ogni donna abbia il suo spazio e abbia il suo spazio per esprimersi, oltre che alla possibilità di vivere nella maggiore libertà la propria vita e le proprie scelte. Infatti, per concludere, visto che sarebbe difficile parlarvi a lungo
di Simone de Beauvoir, che per me è una figura davvero essenziale. Vi consiglio di leggere quanto più potete su di lei, perché è speciale davvero. È forse una delle figure femminili appartenenti al mondo filosofico più importanti del secolo scorso. E probabilmente anche attualmente. Ha sempre perseguito un ideale e uno solo, ovvero che ogni essere umano debba scegliere liberamente e nella maniera che più si avvicina all'espressione di sé come vivere la propria vita. Quindi è che è anche una delle basi fondanti dell'esistenzialismo, quindi l'espressione di ciò che noi pensiamo tramite le nostre azioni. E in questo però lei riconosce che se per un uomo in qualche modo è possibile, diventa più difficile per le donne. Invece noi, come tutti i venerdì, ci auspichiamo che sia sempre meno difficile, cioè che tutti possiamo accedere alle stesse aspirazioni, alla stessa realizzazione personale, alla stessa espressione di quello che noi pensiamo e vogliamo dalla nostra vita, senza differenze di genere. Le differenze di genere coinvolgono altri aspetti. E infatti vi cito di nuovo Simone per dirvi che la libertà era la mia unica regola. Misuravo il valore di un uomo in base a ciò che egli faceva, alle sue azioni e alle sue opere. E questo è esattamente quello che penso sia stata la sua vita e la sua opera. E ha cercato sempre di esprimere liberamente, nella maniera più interessante ma anche strutturata possibile, ciò che per lei significava essere donna, ciò che significa appartenere al genere femminile, combattendo il più possibile gli stereotipi e l'attribuzione di ruoli preconfezionati e aspettative di genere. Allora, io ovviamente questo video ci tenevo tantissimo a farlo perché è una delle figure femminili che ammiro di più nella mia vita e che ho sempre ammirato. Anche suo marito lo ammiro tantissimo come filosofo. Spero davvero che se non conoscevate Simone de Beauvoir, dopo questo video almeno un po' di curiosità vi sarà venuta e che vi potrete avvicinare a qualcuna delle sue opere, che è davvero un personaggio fondamentale nel movimento femminista, soprattutto della seconda ondata, che è quella degli anni 60 e della metà del Novecento. Detto ciò, io vi ringrazio per aver partecipato ancora una volta al Feminist Friday insieme a me. Mi raccomando, su Instagram, se volete partecipare, taggando l'hashtag Feminist Friday, io riposto nelle stories tutti quelli che l'hanno fatto, quindi insomma mi piacerebbe vedervi partecipare, anche perché tutte le settimane siamo sempre di più, quindi join the army in pratica. E io come al solito vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo con me per questa rubrica. Ci vediamo a venerdì prossimo, invece con il resto dei contenuti ci vediamo al prossimo video. Ciao!